Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone Live, la seconda parte, ovvero quella dedicata alle immagini, ai commenti, alle analisi della giornata di Serie C, agrodolce, e di Serie D, in cui c'erano due derby e due partite, altre due partite molto importanti, specialmente quella dell'Angelini di Chieti. In Serie C, sconfitta amara per il Pescara al Porta Elisa di Lucca, 2-1, con lo stesso punteggio invece il Teramo vince contro la Carrarese, e poi vedremo quali saranno i riflessi di classifica, tra poco lo vedremo con l'ausilio della grafica. In Serie D, pareggio in un derby, quello del Vomano, 2-2 tra Castelnuovo e Notaresco, vittoria nell'altro, quello dell'Aragona di Vasto per la Vastese contro il Pineto, 2-0. Poi pareggio per il Chieti, sconfitta per il Nereto con l'Aurora Alto Casertano, che è matematicamente in eccellenza, e il Nereto che purtroppo tra poco, tra qualche settimana, potrebbe seguire proprio la formazione campana. In Serie A si sta giocando il match delle 18 tra Sampdoria e Roma, vantaggio dei giallorossi con gol di Mkhitaryan. Peraltro questo pomeriggio, perché mano a mano che ci avviciniamo alla conclusione dei campionati, arrivano i primi verdetti. Il primo verdetto della Lega Pro è che il Bari, dopo 3 anni in Serie C, torna in cadetteria. Vittoria a Latina 1-0, ma peraltro c'era stata anche la sconfitta del Catanzaro, diretta concorrente dei biancorossi pugliesi, sconfitta interna contro il Monterosi, 13 punti a 3 giornate dalla fine, è arrivata la matematica certezza della Serie B. Saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. Oh, abbiamo in collegamento il nostro Paolo Renzetti, che tra poco salutiamo, che ci racconterà com'è andata soprattutto il post gara di Lucchese Pescara, perché più di qualcuno insomma sta paventando anche l'idea, non so quanto peregrina, poi lo chiederemo a Paolo, di un'avventura di Gaetano Auteri sulla panchina biancazzurra, che potrebbe essere al capolinea. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, WhatsApp o SMS, che potete seguirci anche su piattaforma Facebook. Risultati di Serie C, Girone B. Vediamo, era la giornata numero 35, ancora Gubbio 0-2, Cesena Intella. Questo è uno scontro diretto che avrebbe riguardato il Pescara, ma ai biancazzurri innanzitutto serviva a fare il risultato, cosa che non è avvenuta. Dunque, il risultato del Mannuzzi, diciamo che è importante, ma in maniera molto più relativa rispetto a quanto potesse essere. Ha vinto il Cesena 1-0, Grosseto Siena 0-0, Imolese Fermana 1-1, come detto Lucchese Pescara 2-1, Pistoiese Modena, grande sorpresa della giornata, 1-0, si ferma la capolista, ma la Reggiana non ne approfitta. Teramo Carrarese 2-1, Vispesaro Aquila Montevarchi 2-0. Come vedete, la Reggiana, che aveva avuto un'occasione praticamente di platino di accorciare sulla prima della classe, invece al Rocchi di Viterbo si ferma sul 2-2. Ponte della Olbia, credo che si stia ancora giocando, forse è terminata, è finita 1-1, la gara iniziata alle 17:30. Vediamo la classifica dunque. Dopo questo 35esimo turno, vi ricordo che mancano 270 minuti alla fine del campionato regolare, 3 giornate, poi ovviamente ci sarà l'appendice molto ampia dei play-off, l'appendice più breve dei play-out. Modena che comanda con 81 punti, 77 punti per la Reggiana, 63 punti per il Cesena, 59 per la Virtus Entella, 58 per il Pescara, che dunque a 3 giornate dalla fine e a meno 5 rispetto al terzo posto, dovrebbe recuperare 5 punti al Cesena, e non sarà facile. Intanto qui arrivano i complimenti a Guidi da parte di Aldo Fattore, che saluto, vero protagonista di questa salvezza per il Teramo, anche se non è ancora matematica. Poi c'è una frattura di 8 punti prima di Gubbio e Ancona, che hanno 50 punti, 44 per Lucchese e Vispesaro, 42 per Carrarese e Pontedera, il Teramo 41
punti, 39 per Siena e Olbia, 38 per il Montevarchi, 35 per Viterbese, Fermana e Pistoiese, 31 punti per Limolese, chiude la classifica il Grosseto con 30 punti. Vediamo la serie D, girone F, qui siamo un po' indietro con le giornate, considerato anche che ci sono dei recuperi ancora da disputare, insomma siamo un po' più indietro, dai. Girone F, ovviamente Castelfidardo Montegiorgio 1-0, questo era uno scontro diretto in chiave salvezza. Castelnuovo Notaresco 2-2, Chieti San Benedettese 1-1, il Fano con una rimonta dopo essere stato sotto 0-2 con l'Aurora Alto Casertano vince la sua partita 3-2, Matese Tolentino 0-1, stesso punteggio a Nereto dove passa il Fiuggi contro la squadra di Del Grosso, Porto d'Ascoli Trastevere 0-3, Vastese Pineto 2-0, rinviata la gara della capolista recanatese al Ditella di Vasto Girardi. Vediamo la classifica. Anche in questo caso con l'ausilio della grafica, la recanatese, benché non abbia giocato, comunque conserva la prima piazza. 48 punti per il Trastevere, 47 per il Tolentino, 44 per il Fiuggi, 43 per il Notaresco, 41 per la Vastese, 39 per Pineto e Chieti, ma il Pineto ha delle partite da recuperare, 36 punti per Porto d'Ascoli, San Benedettese e Matese, 35 punti per il Castelnuovo, 34 per il Fano, 33 per il Vasto Girardi, 31 per il Castelfidardo, 30 per il Montegiorgio, 12 per il Nereto, 7 per l'Aurora Alto Casertano. Vi ricordo che le ultime due retrocedono direttamente nei rispettivi campionati di eccellenza. Possiamo rientrare per andare subito a vederci le immagini di Lucchese Pescara, il servizio firmato ovviamente per noi da Paolo Renzetti e finalità 2-1 in favore della formazione rossonera. Vediamo. Un Pescara irriconoscibile perde al Porta Elisa di Lucca per 2-1 e dà l'addio al terzo posto dopo una gara ancora una volta deludente al cospetto di una coriacea lucchese che ha meritato il successo giocando con quella vis pugnandi che anche questa volta invece mancate i biancazzurri che finiscono sul banco degli imputati, così come il tecnico Gaetano Auteri che alcuni vorrebbero ormai al capolinea. Per il Pescara quella che sta per concludersi rischia di essere una stagione a dir poco fallimentare. Delfino in campo con il 4-3-3, in porta torna Sorrentino, mentre in difesa con il rientrante in grosso c'è Gherardi. A centrocampo Memusciai gioca al posto dello squalificato Pompetti, in avanti con Ferrari ci sono Dursi e Rauti. I toscani rispondono con il 4-3-2-1, assenti Fedato, Semprini e Rodriguez. Pioggia e terreno allentato al Porta Elisa dove si parte agli ordini di Deusanio di Faenza. Al sesto Pescara ad un passo dal vantaggio con il cross di Zappella e di colpo di testa, colpo sicuro di Ferrari a due passi da Coletta, con la palla che termina però fuori di un soffio. Biancazzurri determinati ma che rischiano all'ottavo con un tiro di Visconti che chiama Sorrentino alla deviazione in corner. Ancora locali pericolosi al decimo con un brivido in area abruzzese con Tumbarello e Collodel che pasticciano con la palla che termina sopra la traversa della porta abruzzese. Gara aperta e divertente fra due formazioni che non si risparmiano su un campo allentato dalla pioggia. Al 22esimo si rivedono i padroni di casa ancora con Visconti che ci prova nuovamente dalla distanza non inquadrando lo specchio della porta. Al 27esimo pericolosissimi locali con Nanni che prima del limite sfiora il palo della porta di Sorrentino. Meglio i rossoneri in questa fase di partita con i ragazzi di Auteri un po' remissivi e incapaci di creare problemi alla formazione di casa fino al 45esimo quando arriva il doppio fischio di Deusanio di Faenza ed il primo giallo della gara a carico di Derisio. La ripresa inizia con Cernigoi al posto di Rauti, l'ex Seregno va al centro con Ferrari a destra e Dursi a sinistra. Pescara però irriconoscibile visto che dopo tre minuti Visconti approfitta di una dormita della difesa pescarese andando a segnare il gol del vantaggio. Biancazzurri sotto shock che subiscono dopo appena 120 secondi il raddoppio di Belloni con l'errore evidente di Sorrentino che si fa superare dal pallone. Lucchese 2, Pescara 0 con i biancazzurri che appaiono come un pugile suonato ma reagiscono almeno al decimo con Ferrari che dalla distanza dopo un sospetto fallo su Minala fulmina Coletta per la rete del 2-1 segnando così la 15ª rete personale in questa stagione. Gara che resta così aperta almeno virtualmente con Dursi che al 12esimo dal limite dell'area toscana chiama alla parata il portiere di casa. Il Pescara attacca pieno organico con Clemenza al posto di Memusciai e con Auteri che passa poi al 4-2-4 in una partita che resta però molto complicata per un Delfino in giornata
giornata negativa ed in stato confusionale. Fra i biancazzurri c'è anche Diambò al posto di un deludente Dursi, con i minuti che trascorrono e con gli abruzzesi che fanno solo tanto possesso palla con tante interruzioni di gioco che innervosiscono il Pescara, incapace però di imbastire seppur una minima reazione fino al 97esimo, quando arriva il triplice fischio finale del direttore di gara che mette la parola fine alla rincorsa del Delfino alla terza piazza e apre a questo punto forse scenari imprevisti fino a qualche settimana fa. Nel prossimo turno si tornerà in campo all'Adriatico contro il Grosseto. Ora c'è da terminare la stagione regolare in maniera decorosa per poi concentrarsi sui playoff. Allora, diamo innanzitutto la buona serata a Paolo Renzetti. Ciao Paolo, di ritorno da Lucca. Ciao Jacopo, buonasera. Oh, parlavi di scenari imprevedibili. Ora proviamo a dare qualche contorno un po' più, diciamo, definito. Diciamo che oggi sarebbe stato importante ascoltare la voce della società al 91esimo, più che mai oggi dopo questa prova sicuramente negativa. Invece il direttore sportivo Matteassi, finita la partita, è ripartito subito per l'Abruzzo, non è venuto negli spogliatoi, non è venuto in sala stampa, non ha rilasciato dichiarazioni, non c'era il presidente Sebastiani, quindi bocche cucite in società. Quando sarebbe stato interessante ascoltare, seppur a caldo, le impressioni proprio o del presidente o del direttore sportivo, per capire, per sapere insomma qual è in questo momento il pensiero della dirigenza dopo una brutta gara, ma soprattutto dopo un periodo negativo che era iniziato proprio dopo la bella vittoria invece con il Cesena, Jacopo, quando si pensava che il Pescara potesse avere un finale di stagione in discesa, che potesse arrivare, perché no, al terzo posto. Invece dopo quella bella prova il Pescara è entrato in un tunnel di grigiore totale. Ma tu pensi, Paolo, quel risultato molto importante con il Cesena, lo ricordiamo, fu un turno infrasettimanale, un martedì sera, che praticamente quasi rimise il Pescara in maniera prepotente in corsa per il terzo posto, vincendo contro una diretta concorrente. Ecco, tu pensi che l'aver trovato quel risultato, giocando anche molto bene, abbia un po' esaurito la spinta di questa squadra che forse aveva segnato col circoletto rosso Pescara-Cesena? Passato quell'ostacolo, a quel punto pensava di avercela fatta? Probabilmente quella gara poi ha illuso un po' tutti, in primis proprio la squadra. I giocatori evidentemente pensavano di poter vincere partite a mani basse nelle restanti gare del campionato. Così invece non è stato, perché sono arrivate invece delle prove mediocri. Direi che con il Pontedera e soprattutto oggi sono arrivate invece delle prove pessime che non hanno grandi giustificazioni, non si possono diciamo tollerare, sportivamente parlando, prestazioni di questo genere, figuracce di questo genere sono inaccettabili da una squadra che è stata costruita per provare a vincere il campionato e che invece a 270 minuti dal campionato è ormai fuori anche dai giochi del terzo posto, probabilmente anche del quarto. E quindi se non si farà qualcosa di buono e di importante nella seconda fase e con queste avvisaglie, non c'è grande ottimismo, Jacopo. La stagione, lo dicevo anche nel servizio, rischia di chiudersi in maniera ingloriosa e con un fallimento colossale, perché ricordiamo, questa squadra era stata costruita ed era partita per provare a vincere il campionato, ma il discorso primo posto dopo un paio di mesi di campionato, appunto di torneo, era già chiuso. Quindi svanito il primo posto, svanito il sogno di lottare per la promozione diretta, insomma ci si aspettava almeno di arrivare al terzo posto, almeno di poter chiudere il campionato evitando il primo turno dei playoff. Probabilmente così non sarà, ma al di là dei risultati, al di là di quella che è la posizione di classifica, ripeto, non sono accettabili figuracce del genere come quella di oggi al Porta Elisa di Lucca contro una formazione, consentimi,
che ha giocato una partita onesta, avrà fatto anche un po' di ostruzionismo nel secondo tempo, ci saranno state delle perdite di tempo. A cui però mancavano giocatori fondamentali come Semprini e Fedato, per esempio, esatto, Rodriguez. Esatto. Cioè esatto, era una Lucchese anche con delle assenze importanti, cioè non proprio per, ovviamente nell'economia della Lucchese, che è squadra onesta di parte destra della classifica, parte centrale barra parte destra della classifica. Sì, sì, ma infatti era una Lucchese con assenze pesanti, con un attacco anticipato, con un paio di giocatori che non erano al meglio, però se poi noi andiamo a vedere nell'arco dei 90 minuti i toscani, a mio avviso, hanno meritato la vittoria, soprattutto perché hanno giocato con carattere, con grinta, hanno giocato con il cuore e arrivavano quasi sempre per primi sul pallone. Tutto quello che il Pescara non solo non ha fatto oggi, Jacopo, ma non ha fatto in tante gare. Insomma, questa squadra è mancato il cuore in questa stagione, è mancato il carattere e ormai siamo a parlare, insomma, delle solite, dei difetti cronici di questa squadra che evidentemente ha anche un allenatore che, ascoltando le dichiarazioni del 91esimo, è anche lui in confusione come i suoi ragazzi. Poi lo ascolteremo. E intanto ci scrivono da casa: Pescara si lamenta sempre delle decisioni arbitrali, come giustifica il gol di Ferrari del 2-1. Vabbè, è chiaro che poi ognuno giustamente vede le cose in casa propria, cioè si lamenta quando c'è da lamentarsi, poi se una decisione è un po' pro è evidente che non vada in sala stampa a dire c'hanno, magari il gol nostro non era buono. Andrea, io vengo da te perché in realtà la questione allenatore, qualora ci sia, e dimmi te se c'è oppure no, sarebbe un non problema, perché poi in realtà, se vediamo, ci guardiamo indietro, in 35 giornate il Pescara, per esempio dopo la partita di Pontedera dell'andata, le occasioni per un cambio di guida tecnica le aveva avute, non c'è stato. Evidentemente questo è il filo conduttore della società fino al termine della stagione. Però oggi voi avete ricordato un precedente, ovvero penultima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B di qualche stagione fa. Pescara perde con il Varese, a Varese, Baroni viene sostituito e praticamente viene preso Oddo per i playoff, arriverà fino alla finale, persa con il Bologna, ma praticamente per giocare quasi solo esclusivamente questo mini campionato. Ora, penso che però è passato un po' di tempo e stiamo parlando di situazioni molto diverse e che credo non si ripeteranno, o sbaglio? Abbiamo anche rievocato che dopo la partita di Pontedera il presidente non era presente, Auteri aveva una panchina traballante, diventata ancora più traballante dopo quella sconfitta, il DS Matteassi ripartì immediatamente, non fece dichiarazioni. Quindi abbiamo alcuni elementi di quella partita, però lì eravamo in un altro momento della stagione. Francamente io non mi aspettavo che il Pescara potesse ritrovarsi a questo punto, aveva intrapreso un percorso di crescita che sembrava ben avviato e che si è bruscamente interrotto a sorpresa dopo la gara col Cesena. È vero che la partita di Olbia non era stata bella, ma la squadra era comunque in crescita come prestazioni, come solidità e come risultati, come tutto. Poi c'è stata la discesa, la gara di Teramo, la gara col Pontedera e quella di oggi. Io non so se non riusciamo ancora a capire se la panchina di Auteri è realmente in discussione. Se può esserlo e se c'è una possibilità di un cambio, è nel momento in cui la società, il presidente, il DS dovessero rendersi conto che il gruppo non risponde più agli input di Auteri. E se guardiamo le ultime partite, qualche sospetto può arrivare, perché è una squadra che è in ascesa, che ha tutto per poter chiudere bene il campionato, nel momento migliore sostanzialmente si arena, perché poi abbiamo rilevato anche un altro aspetto, che questa squadra non lotta.
ha dei valori tecnici importanti, ma poi serve anche il carattere, serve anche la voglia di arrivare al risultato, che non è un risultato definitivo e straordinario, il terzo posto non può esserlo, però è una base per proseguire in vista dei playoff. E invece non c'è carattere, non c'è voglia, non c'è nerbo. Oggi il Pescara ha fatto un gol probabilmente da annullare, quello di Ferrari, e poi non ha più tirato in porta, è finita nella rete della Lucchese, che ha fatto ostruzionismo e ha fatto anche bene, ha fatto la sua partita, ha fatto il suo gioco, e il Pescara non ha creato uno straccio di azione neanche con la forza dei nervi. Quindi se in società si rendono conto che per giocarsi l'1% di possibilità di fare bene nei playoff vale la pena di effettuare un cambio, anche a dispetto del fatto che mancano solo 3 partite alla fine del campionato, questa è una soluzione che probabilmente possono anche valutare, altrimenti si andrà avanti così, ma si andrà avanti soltanto per fare presenza. Noi abbiamo detto che il Pescara nei playoff non può permettersi di fare presenza per spessore, per prestigio, deve fare un playoff ambizioso con la possibilità di vincerlo, anche se poi è molto difficile. Andarci così vuol dire soltanto fare presenza, e probabilmente la squadra inizierà già dal 1° maggio, avrà un cammino potenzialmente molto lungo, ma che si potrebbe interrompere dopo appena 90 minuti se la squadra è quella di oggi. Ci andiamo ad ascoltare le parole di Gaetano Auteri al termine della gara del Porta Elisa di Lucca, poi rientriamo per analizzarle. Questa sconfitta con la Lucchese probabilmente chiude il discorso terzo posto, probabilmente anche quarto posto, però al di là di questo, insomma, oggi abbiamo visto un Pescara per alcuni tratti irriconoscibile. No, voi siete sempre con questo spirito, secondo me, ipercritico, che da altre parti non ci avviene. Secondo me invece abbiamo fatto una buona partita, poi è chiaro che anche all'inizio del secondo tempo, poi è chiaro che nel giro di 1 minuto e mezzo prendiamo 2 gol evitabili, la partita si incanala su un certo risultato, poi ci abbiamo provato fino alla fine, la partita è stata equilibrata, noi l'abbiamo anche giocata bene con delle situazioni importanti nel primo tempo, ma anche all'inizio del secondo tempo siamo partiti bene, poi ripeto, i 2 gol evitabilissimi hanno cambiato l'inerzia della gara, ma non è che siamo stati riconoscibili, ci abbiamo provato fino alla fine, ci abbiamo provato in tutti i modi, l'abbiamo riaperta la partita, e poi la Lucchese un po' ha gestito il risultato facendo quello che doveva fare, insomma, però non credo che abbiamo fatto una partita bruttissima. Però io, mister, dopo il gol di Ferrari non ricordo occasioni da rete, insomma, clamorose costruite il Pescara, avete fatto tanto possesso palla, avete spinto, però il portiere della Lucchese non lo fa parare. Ma neanche il nostro portiere ha fatto parate, però loro hanno fatto 2 gol. Non è così il giudizio. Noi ci abbiamo provato, abbiamo attaccato, abbiamo cercato gli aggiramenti, abbiamo messo palloni dentro, poi non abbiamo concluso, loro hanno chiuso sempre bene, ma ci abbiamo provato in tutti i modi, anche ogni volta che una squadra attacca, crea, fa le gol, c'è anche l'avversario, neanche loro l'hanno fatto, ripeto, l'inizio della gara sono l'ago della bilancia, lo hanno spostato quei 2 gol evitabilissimi che noi abbiamo preso e che non dovevamo chiaramente prendere. Come lei per primo ieri aveva detto che questa era una partita solo da vincere. Voi... Ma ci si aspettava, questi sono gli obiettivi e gli intendimenti, non è che le intenzioni, se uno non riesce a ottenerle, allora siccome il risultato è negativo si valuta soltanto il risultato, perché anche in queste partite, Pontedera, Teramo, che lei ha descritto, ma anche quella di oggi che ho descritto, non è che siamo stati riconoscibili. Oggi non ci ha detto bene perché abbiamo commesso 2 errori nel giro di 1 minuto e mezzo. Poi gli obiettivi e gli intendimenti sono quelli di vincere le gare e di migliorare la posizione in classifica. Non ci siamo riusciti, analizziamo gli errori, andiamo avanti, ma non è che è finito nulla, ci sono tante cose da fare. Non è che qui, siccome io dico, voi a volte prendete degli spunti, siccome io dico partire da dentro fuori, è normale che una partita da dentro fuori, perché se vuoi perseguire obiettivi importanti devi giocare per vincere, poi non avviene, ma si analizzano anche le partite, di sicuro il Pescara non è una squadra allo sbando, non è una squadra. Oggi ci ha detto male, i motivi li ho detti, non li voglio neanche ripetere, perché chiaramente è normale che c'è arrabbiatura, c'è delusione, c'è amarezza, ma chi è che noi viviamo di calcio, quindi non è che i risultati ci scivolano addosso, assolutamente no. Oh Paolo, torno da te, mettiamoci d'accordo. Ti chiedo uno sforzo mentale di
tarare il tuo ragionamento che ti chiederò di fare sulle prerogative di questa squadra all'inizio della trasmissione. Però delle due l'una, cioè o ci avete raccontato fino a questo momento te e Andrea un'altra partita, oppure qualcosa non... cioè, oppure Auteri vede una partita che voi non avete visto, perché io ho preso un po' di appunti, sostanzialmente i due gol hanno cambiato la partita, poi si è incanalata così, ci abbiamo provato fino alla fine, non siamo allo sbando e in fondo c'è sempre una critica esagerata. Questo ho fatto un mini riassunto. Ora, estraniandoti dalle prerogative del Pescara ad inizio campionato, dagli obiettivi che si era prefissata, la partita di questo pomeriggio è stata così? Ah no, guarda Jacopo, io diciamo ascoltando dal vivo in diretta le dichiarazioni di Auteri, insomma avevo fatto delle riflessioni, adesso riascoltandole a freddo anche sulle domande che avevo posto qualche ora fa in sala stampa al tecnico, devo dire che dinanzi a queste parole resto abbastanza basito, direi, non voglio dire sconcertato, però io capisco ed è anche giusto che l'allenatore faccia da parafulmine nei confronti della squadra, però parlare di una buona gara, dire che i giornalisti sono ipercritici dopo una partita del genere mi sembra a dir poco esagerato. Sai che cosa penso, Paolo? Mi sono fatto un'idea. Perché siccome non è la prima volta che c'è una discrepanza tra come te ma anche gli altri colleghi raccontano la partita e quello che poi sentiamo a fine gara, mi sono fatto un'idea. E cioè che Auteri, quando le cose non vanno bene come questo pomeriggio, sa che arriverà dopo la partita ovviamente il fuoco di fila di domande rispetto a obiettivi o a prestazioni che non arrivano rispetto a come ci si aspetterebbe. D'altronde erano sue le parole di ieri, che gli hai ricordato anche in conferenza, che questa era una partita da vincere. Cioè lui sa che quei 20 minuti, quarto d'ora, deve tener botta, perché poi magari la buriana passa. Cioè, mi sembra così. Ma non so, probabilmente passerà la buriana anche questa volta, però questa diciamo una strada... più che una strada è un vicolo cieco, perché insomma parlare in questi termini dopo una partita del genere, dopo che in una gara durata 97 minuti il Pescara tira due volte e mezzo in porta, insomma io credo ci sia poco da giustificare, ci sia poco da dire in termini positivi di una partita del genere. Mi sarei aspettato un'autocritica da parte di Auteri, mi sarei aspettato dichiarazioni sicuramente diverse, però evidentemente questo allenatore al 91esimo forse non ha quella lucidità che bisognerebbe avere in determinate occasioni, soprattutto non riesce forse a leggere perché a caldo non si ha la lucidità che si può avere 3-4 ore dopo la partita, a leggere delle prestazioni che definire come quella di oggi del Pescara Lucca imbarazzanti e fare un complimento alla squadra. Ripeto, sono delle gare inaccettabili, sono delle prove inaccettabili e l'allenatore deve prendersi le sue responsabilità. Spiace, e lo dicevo all'inizio, non aver potuto ascoltare la voce della società, perché come era accaduto a Pontedera anche oggi il direttore sportivo Luca Matteassi ha lasciato in gran fretta lo stadio di Lucca ed è andato via. È chiaro che le responsabilità non sono solo di Auteri, Jacopo, diciamo certo. Anche questo, perché Auteri è stato scelto da qualcuno per dargli la panchina del Pescara. Questa squadra non credo sia stata fatta interamente da Auteri, anzi sappiamo che oggi anche le squadre... sarebbe un unicum penso in Italia. Esatto, ma stavo esagerando per dire che sì. Le squadre le fanno i dirigenti, le fanno i direttori, le fanno le società e poi si mettono a disposizione degli allenatori che le devono allenare, che le devono guidare.
non dimentico quello che disse quest'estate Auteri, che questa era una squadra che poteva puntare all'obiettivo massimo, ma lo dicevano un po' tutti, lo diceva anche la società, ci mancherebbe. Se noi andiamo a vedere l'organico del Pescara, sulla carta è un organico di primissima qualità, purtroppo non ha reso fino ad oggi per quello che ci si aspettava. Ci sono delle responsabilità della società, ci sono delle responsabilità del tecnico e ci sono anche delle grosse responsabilità dei giocatori, che non è che sono diciamo immuni da colpe, sia ben chiaro, perché è troppo facile sparare solo sull'allenatore, però ci sono delle responsabilità grosse anche da parte di giocatori che per tanti motivi non riescono a rendere per come ci si aspettava. E chiudo dicendo che, tornando ad Auteri, se bisognava cambiare la guida tecnica, sicuramente non bisognava farlo e non bisognerà farlo, credo, ma se poi dovesse servire, che ben venga anche un eventuale allontanamento di Auteri, bisognava farlo. Tutto questo doveva essere fatto a novembre. Ma pensi che sia possibile, Paolo, a 3 giornate dalla fine? Io veramente, ovviamente con la tua estrema sincerità, la sensazione, anche soprattutto se vogliamo dall'assenza o comunque dal fatto che poi il direttore sportivo Matteassi sia andato via, cioè dai comportamenti, di provare a evincere qualcosa dai comportamenti. Ma io credo che Auteri sarà ancora allenatore del Pescara. Sabato prossimo ci sarà lui a guidare il Pescara nella gara con il Grosseto. Credo che, insomma, la chiamiamola fuga di Matteassi al 91esimo sia stata dettata dalla delusione, dalla rabbia per questa sconfitta. Chiaramente ci saranno in queste ore delle riflessioni in società, ma io non credo che possa esserci un esonero, anche perché chi verrebbe, eccezion fatta eventualmente per un traghettamento della squadra all'allenatore della primavera Pierluigi Irvesi, chi verrebbe a Pescara per allenare la squadra negli ultimi 270 minuti e poi nei playoff con tanti punti interrogativi? Insomma, non lo so, perché poi in realtà sotto questo punto di vista non ti andresti a prendere una squadra che rischia di retrocedere, e tutto sommato prenderesti una squadra con 3 partite davanti o 2 magari, non lo so. Ma chiederesti anche un contratto per il prossimo anno minimo. Questo mi sembra evidente, perché altrimenti sarebbe praticamente un mese e mezzo nemmeno di contratto, quindi è chiaro anche per l'anno prossimo. E poi sostanzialmente hai poco o nulla da perdere, perché se i playoff vanno bene e merito della sterzata, se i playoff vanno male, questa è una squadra che per 35-36 giornate è andata a singhiozzo. Quindi probabilmente il profilo, sotto il fatto che un profilo non ci sia o che non accetterebbe, non ci credo di meno sul fatto se in questo momento sia una cosa possibile, ecco, questo non lo so. Cioè sul fatto che la società prenda una decisione così forte di cambiare allenatore. Anche perché dovesse arrivare un esonero di Auteri, sarebbe un'ammissione, diciamo, plateale, esplicita, di totale fallimento. Perché è chiaro che se tu esoneri un allenatore a 3 giornate dalla fine, dici: signori, scusate, abbiamo sbagliato tutto. Certo. Cerchiamo di porre rimedio, ma è chiaro che, ripeto, esonerare un allenatore a 3 giornate dal termine sarebbe certificare il fallimento di una stagione ad oggi. Poi è chiaro che noi ci auguriamo che ai playoff ci sia un ribaltamento della situazione, però chiaramente la squadra è questa, e quindi voglio dire, è una squadra che in questo momento è in grande confusione. Quindi, certo. Le aspettative per la seconda fase non ci inducono ad essere granché ottimisti. Poi il calcio ci ha insegnato che spesso ci possono essere delle grandi sorprese. Noi ce lo auguriamo vivamente. Comunque, io dico che dopo 35 giornate di campionato, a questo punto soprattutto, se c'è un motivo per cui Auteri può rischiare la panchina è perché evidentemente dall'interno il controllo della squadra. Esatto, non recepiscono più i suoi, diciamo così, messaggi. Quindi è questo. Ora capiremo nelle prossime ore. Per il momento, insomma, da quel che ci risulta, le bocche continuano ad essere cucite. Che può essere comunque un segnale, perché possiamo comunque avere un altro tipo di segnale. No, Auteri non si tocca. Al momento le bocche sono cucite, quindi vediamo. Certo.
certo. Paolo, io ti ringrazio. Dove vi trovate? Per curiosità. Quasi a Foligno. Beh, insomma, non manca tantissimo. No. Grazie Paolo, grazie a te. All'ottimo Loris Bennato. Ovviamente, buon viaggio ad entrambi. Loris Bennato. Di ritorno. Grazie Paolo. A voi, buona serata, grazie. Oh, Andrea, prima di chiudere, Paolo diceva, ma ti chiedo una risposta flash, mancanza un po' di lucidità da parte di Auteri. Io invece penso, magari nella lettura delle partite lui si riferiva, invece io penso che nella strategia comunicativa invece sia molto lucido, proprio per quello che dicevo prima, nel senso che corre il rischio anche di essere, di fare una lettura un po', diciamo, fuori luogo della partita, distonica, pur di, diciamo, pur di passare quei 15-20 minuti, perché poi sa che si torna alla normalizzazione. A me mi sembra molto più lucido di quanto non lo si voglia far passare. Io penso che questo tipo di comunicazione poteva reggere e la trovavo in parte pertinente fino a un certo punto. Riproporre questo tipo di comunicazione dopo 35 giornate, già si faticava prima e ora a maggior ragione, io penso che non sia il modo più corretto, soprattutto in questo momento. Quindi sicuramente è voluta da parte sua, è uno che allena da quasi 30 anni, quindi insomma è uno che il mestiere lo conosce e sa dove vuole andare a parare. Però insomma Pescara è una piazza che ha un trascorso di un certo tipo, sono passati personaggi di un certo tipo, quindi insomma al tifoso medio insomma non gliela racconti tanto, non gliela raccontavi prima, a maggior ragione non la racconti ora, però dopo 35 giornate c'è poco da girarci intorno. Non ci sono più margini per dire cresceremo, la stagione è finita. Viva Dio, no, esatto. Dopo 35 giornate, Ania, vengo da te, invece chi pare aver svoltato nella gestione della propria squadra è Federico Guidi. Ciao intanto, ben rivista. Ciao, buonasera a tutti. Vedo che Andrea è già collegato nel frattempo con altri campi. Vabbè, facciamo una cosa. Siccome stasera... Gioca Brozovic. Come? Gioca Brozovic, come dice qualcuno. Sì, vabbè, viva Dio, finalmente. Prima di entrare nella questione Teramo Carraresi ci andiamo a vedere il servizio, poi rientriamo e con Ania facciamo l'analisi anche dell'altra partita di Serie C. La salvezza ormai può dirsi in archivio, vittoria doveva essere nelle intenzioni e il Teramo l'ha centrata con una prova gagliarda come tante volte gli era capitato in stagione, ma uscendo spesso con meno punti di quanti avrebbe meritato. Battuti i malanni che hanno tolto di mezzo Malotti, Mordini, Jacoponi e De Grazia, 2-1 alla Carrarese e Lega Pro pressoché assicurata anche l'anno prossimo. L'avvio del diavolo è col piede pigiato sull'acceleratore, la testata di D'Andrea su cross di un rosso semplicemente imprendibile e centrale. L'ex casertana potrebbe stappare subito la partita raccogliendo una corta respinta dalla difesa della Carrarese, ma indirizza male il mancino confermandosi migliore come assist man. Dopo la fiammata iniziale la gara si siede un po' e gli ospiti con ritmi bassi ci stanno meglio, specie da palla inattiva e col piede di Semprini da corner che prima chiama la conclusione sull'esterno della rete di Figoli e poi dalla parte opposta imbecca Dumbia alla battuta aerea di poco sopra la traversa. Il Teramo però a fine tempo mette la marcia superiore e Rosso trova il corridoio per Bernardotto, l'attaccante lo percorre tutto, poi apre il compasso e batte Vettorel per il sesto centro stagionale. Ma, e sembra incredibile, i padroni di casa potrebbero mettere addirittura in ghiaccio il match prima dell'intervallo. Caparbio Rosso che prende il fondo, ma Bernardotto col piatto non si regala una doppietta che conclude una prima frazione terminata con animi caldi per l'arbitraggio insufficiente di Leone Di Barletta e con una ripresa che Di Natale gioca con Dauri ed Energe per Giannetti e Berardocco, ma è ancora Rosso a suonare la sveglia con il mancino violento, ma al lato. Apuani che tentano proprio con Dauri rovesciata e con il contropiede personale di Bramante a cercare un gol che però realizza dalla parte opposta il Teramo, perché Azio Smanovic è lesto e furbo a rubare palla all'interno dell'area di rigore e servire la scivolata sotto misura di Filippo D'Andrea al quinto centro stagionale e che piega una Carrarese fragile nelle retrovie.
più solido il Diavolo, che trema però come il palo di Battistella al 70esimo. Ancora Dauria tenta la via della rete col destro volante controllato da Perocchini, così come quello a cui è chiamato Vettorelle, quando Ondreka si esibisce in una discesa con dribbling e tiro di sinistro, non molto angolato. Nel finale l'autorete di Kodromaz su tiro cross di Dauria fa cadere l'imbattibilità difensiva di un Diavolo a cui però serviva a portare a casa i tre punti per dirsi salvo. Manca forse un centimetro, il più è fatto e, dati causa e pretesto, non era affatto scontato. Aia, manca un metro, un centimetro, un millimetro, quanto manca con 41 punti? Ma idealmente anche solo uno, poi bisognerà vedere che cosa faranno dietro, però insomma, come hai detto anche tu, nel servizio è ormai cosa abbastanza fatta, anche se poi nel post gara tutti hanno spinto sull'acceleratore per stare il più bassi possibile, nel senso di pretese, insomma, per non guardare troppo oltre rispetto a quello che può essere soltanto la salvezza, perché poi il pareggio di Pontedera aumenta ancora di più la visione di una gara sabato prossimo tra Teramo e Pontedera, che è ovviamente più in ottica playoff che in ottica playout. Ormai Teramo che ha anche innalzato la quota di vantaggio sulla zona degli spareggi retrocessione. E non è stato un cammino facile fino a qui, perché anche oggi difficoltà ce ne sono state, soprattutto alla vigilia con quei malanni, con gli assenti, insomma, che non hanno potuto partecipare alla partita causa febbre. Anche alcuni elementi non erano al meglio, stile Kodromaz, ma ha stretto i denti e ha giocato anche bene. Altri due, Lombardo e Rossetti, anche loro erano stati un po' vittima di questi malanni stagionali, raffreddore, tosse delle ultime ore, ma sono andati comunque in panchina, quindi c'è stato ancora una volta un andare oltre la sofferenza, un andare oltre le difficoltà, che dopo la gara di Montevarchi è stata abbastanza una cosa che è venuta facile al Teramo, perché dopo quella gara effettivamente lo dicono tutti i protagonisti, ma è anche evidente che qualcosa effettivamente è cambiato nella testa dei giocatori. Senti, ho un'idea, e siccome il giovedì sera, quando parliamo di ciclismo, prendo sempre un po' di argomenti calcistici, stasera faccio il contrario. Questa squadra sembra, correggimi se sbaglio, uno scalatore molto agile in salita, che quando si mette in pianura, quando le cose spianano, fa fatica rispetto ad altri. Ma quando ci sono le difficoltà, quando la situazione è complicata, riesce a tirare fuori molto di più rispetto a quando le cose sembrano più tranquille. In classifica, che è un po' un paradosso. Non fuori campo, non certo, parlo. Certo. Anche perché quello non dipende dalla squadra. Esatto. È un po' paradossale, ma effettivamente è così, perché quando il Teramo è stato messo a dura prova, perché per larghi tratti il nemico del Teramo è stato soprattutto il Teramo, perché già altre volte nel corso del campionato aveva raggiunto una quota, dico di sicurezza, ma comunque abbastanza, un margine abbastanza ampio, anche di 5-6 punti sulla zona playout, per poi dilapidarlo in una o due gare. Quello magari era il tratto pianeggiante, avrebbe potuto essere, cioè stare lì, cercare di mantenere un po' quella quota e giocare su quella quota di sicurezza per le partite che restavano. Ma poi una cosa che sostanzialmente non è mai riuscita al Teramo, è riuscita invece a giocare sotto pressione la gara di Fermo, e questo è secondo me manifesto, perché lì Fermana Teramo è stata decisiva, il successo è stato decisivo, perché dopo il KO contro il Montevarchi in casa, andare a giocare un altro scontro salvezza in casa della Fermana con tutta quella pressione addosso, insomma, c'erano tutti gli elementi per far male di nuovo, e sarebbe stato traumatico e probabilmente decisivo anche in negativo. E invece sotto pressione, in fase di scalata, il Teramo rende effettivamente meglio, così come in risposta a quel mese di dicembre, e qui io ci metto anche le vicende extracampo che in quelle gare, dalla Carrarese in poi, ma anche fino alla Virtus Entella, la prima giornata di ritorno, quelle vicende extracampo sicuramente hanno
hanno influito, e poi è iniziata una fase di scalata dal rientro del campionato, da quando il campionato è iniziato a fine gennaio, dalla Vis Pesaro in poi, che effettivamente poi le cose sono totalmente cambiate. Segnale che insomma questa squadra, come evidente, sotto pressione renda di più, ed è un paradosso per certi versi. Ci andiamo ad ascoltare le parole di Federico Guidi nel post-gara. Ma è sicuramente una vittoria che ci avvicina moltissimo al nostro obiettivo. Però oggi, prima di rispondere alle domande, lasciatemi elogiare veramente il gruppo, la squadra, ogni singolo calciatore, perché è l'ulteriore testimonianza che nelle difficoltà questo gruppo ha sempre rialzato la testa. Avevamo tanti assenti, qualcuno che era appena recuperato, ma nonostante le difficoltà questi sono ragazzi esemplari che non mollano mai, anzi hanno fatto una prestazione eccezionale, quindi oggi veramente non meriterei nemmeno di essere qua, ci sarebbero dovuti essere solamente loro per la prestazione che hanno fatto e per come riescono sempre ad affrontare ogni difficoltà. Mi porto a casa anche la delusione nel volto dei miei calciatori al termine di quella situazione, al fischio finale, perché abbiamo preso gol all'ultimo secondo con l'arbitro che ha fischiato, e più che gioire per la vittoria erano dispiaciuti per aver preso gol. Quindi questo è il termometro e mi fa capire ancora una volta che con quale mentalità stanno giocando e stanno interpretando ogni singolo pallone. Questo è lo spirito giusto, ed è chiaro che ora stanno venendo prestazioni, risultati, solidità. Insomma, oggi mi è piaciuto tutto. Sinceramente, a me stupito no, perché quante volte me l'avete sentito dire come si allenano? Cioè, io molte volte a loro gli ho sempre chiesto di giocare come si allenavano, perché se riescono a far quello è una squadra che può battere chiunque e fare la partita con chiunque, mettere qualsiasi avversario in difficoltà. E molto probabilmente dove siamo mancati con il Montevarchi, quando forse pensavamo di aver raggiunto un equilibrio, di essere sulla strada giusta, di tra virgolette salvarci tranquillamente, quella batosta lì forse è scattato in ognuno di loro qualcosa per dare qualcosa in più, che anche nella fase difensiva, nell'interpretare ogni singolo pallone per non subire il tiro in porta, che durante la stagione avevamo fatto qualche volta sì e qualche volta no, e ora abbiamo trovato continuità e è giusto che si tolgono delle soddisfazioni che meritano per quello che danno quotidianamente. Le partite sono talmente equilibrate, anche oggi i risultati lo testimoniano, perché la Pistoiese ha battuto il Modena e capite bene quanto è difficile e complicato questo girone. Ogni squadra ha dei calciatori in questo girone, non ci sono squadre tra virgolette materasso, ogni squadra ha dei calciatori di qualità, e quindi è normale che nella partita ci siano dei frangenti in cui attacchi e devi saper attaccare, ma all'interno della partita ci sarà anche dei momenti in cui devi saper difendere, ed è un po' dove noi siamo mancati nella prima parte di stagione, perché noi attaccavamo con grande continuità e grande pericolosità e poi ogni tanto ci spengevamo e concedevamo delle occasioni che non andavano concesse. Oggi è stato tutto questo. Penso che insomma la squadra ora è matura e dobbiamo insistere, perché mancano ancora 3 partite e dobbiamo insistere su questo, perché è chiaro che oggi c'era euforia all'interno dello spogliatoio al termine della gara. È più bello vivere questi momenti piuttosto che quei momenti di depressione o di grande dispiacere, come quando abbiamo perso in casa col Montevarchi. Soddisfatto dunque Federico Guidi, che Ania ha, con il Pontedera sabato prossimo, seconda gara interna consecutiva, avrà Arrigoni. Noi adesso abbiamo isolato l'immagine che testimoniano che l'ammonizione non era per Arrigoni ma era per Soprano, ma perché ha ingannato tante persone l'ammonizione? La vediamo, c'è questo rilancio e c'è il fallo di Soprano su un giocatore della Carrarese, c'è il cartellino giallo e Arrigoni che si mette le mani in testa, e sembrava che lui dicesse: oddio, mi ha ammonito,
sono diffidato Salto Pontedera, mentre chiaramente il fallo è di Soprano, l'ammonizione era per Soprano, dunque Arrigoni sarà della partita di sabato prossimo. È salvo, non è a rischio, tra l'altro è diffidato da Illo Tempore, quindi ormai se la porta dietro non so da mesi questa diffida, e ci gioca da mesi, altro elemento insomma di difficoltà, anche se poi magari sul campo non ci si pensa, ma Arrigoni è un perno fondamentale, quindi magari un pochino forse lui ci pensa a non affondare troppo il piede nei contrasti, perché una sua assenza comunque in qualsiasi gara per l'intero sarebbe assenza pesante. Senti, ci dai la palma di migliore in campo e ti facciamo vedere anche la classifica, se è lecito, ma veramente flash perché siamo in un ritardo spaziale, se è lecito secondo te per il Teramo pensare ad agganciare qualcosina in più? Cioè, d'altronde il playoff sarebbe dove sono Carrarese e Pontedera, Ti direi come ho risposto anche prima, cioè l'unico nemico del Teramo adesso è, lo si trova guardandosi allo specchio, cioè il Teramo vede come nemico soltanto, come avversario, soltanto se stesso, cioè se riesce ad evitare, ovviamente in primis in chiave salvezza, ma anche in questa ottica playoff che si è aperta dopo questa giornata, se riesce a evitare delle debacle, del inconsciamente dei cali di tensione come invece sono successi in passato, l'obiettivo di proseguire la stagione, ma sotto altre vesti, non come magari non si sperava tempo fa, si potrebbe effettivamente aprire, però dipende effettivamente solo dal Teramo, fermo restando che ormai la salvezza insomma è davvero ad un passo. Per quanto riguarda la palma di migliore in campo, credo che sia abbastanza facile nell'indicare Rosso, che è stato protagonista prima degli assist, uno concretizzato e uno no, Bernardotto, e in generale comunque sono d'accordo quando Guidi dice che spesso fa molto lavoro scuro, perché quando si è spesso criticato Rosso molti non vedevano e non hanno visto tutte le volte che Rosso infatti in un possesso invece è stato fondamentale per cercare di dare una mano ai compagni, appunto quando la palla la gestivano gli avversari, quindi comunque oggi palma di migliore in campo, ma secondo me Rosso comunque sta giocando una stagione importante, di più di quello che si potrebbe pensare. Grazie Ania, ci vediamo martedì. Grazie a voi, buona serata. Martedì per Proteramo. Buona. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco la Serie D. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone dedicata alla Serie D. Diamo la buonasera a Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Di ritorno dall'Aragona di Vasto, una buona serata anche a Cristian Stivaletta, centrocampista della Vastese. Ciao Cristian. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto. Ci vediamo subito il servizio. La Vastese batte il Pineto 2-0. Roberta Di Sante. Va alla Vastese il derby tutto adriatico contro il Pineto all'Aragona. In uno stadio senza pubblico, i biancorossi si impongono 2-0 con un gol per tempo, massimizzando le poche occasioni di una partita agonisticamente combattuta che ha visto attimi di paura nel primo tempo, con lo scontro di gioco in cui il centrocampista biancazzurro Paoli ha avuto la peggio. Ma riavvolgiamo il nastro e andiamo con ordine. 4-3-3 per Fulvio D'Addario, che deve rinunciare a Capitan Di Filippo, squalificato per una giornata. In difesa c'è Altobelli. Nel 3-5-2 del Pineto non c'è Pepe, che non al top, parte dalla panchina. Amaulo arretra in difesa Paoli, con Caprioli inserito a centrocampo dal primo minuto. Primo lampo di marca biancazzurra all'ottavo con Minella, che riceve palla sul filo del fuorigioco, tagliata fuori la difesa vastese che cerca di ripiegare da posizione defilata. Il diagonale dell'attaccante è ribattuto in calcio d'angolo. Al 12° risponde la Vastese con una conclusione ad incrociare di Scafetta, che viene deviata in corner sorvolando di poco la traversa. Sul successivo calcio d'angolo i biancorossi si sbloccano la partita. Il più lesto in area è Pierpaoli, che di testa supera Mercorelli e porta in vantaggio i suoi per l'1-0 aragonese. La gara è combattuta ma avara di occasioni, con la Vastese che controlla e il Pineto che cerca di recuperare senza tuttavia riuscire ad essere incisivo. Attimi di tensione alla mezz'ora, quando nel tentativo di colpire di testa un pallone si scontrano tra loro e rimangono a terra Paoli e Bosco. I giocatori della Vastese nei pressi dell'azione richiamano immediatamente i sanitari in panchina. Si forma un
capannello attorno ai due giocatori del Pineto rimasti a terra, che dopo qualche minuto riescono a rialzarsi. Bosco riesce a proseguire. Ad avere la peggio invece è Paoli, che seppur cosciente è costretto ad abbandonare il terreno di gioco e viene portato via in ambulanza. Al suo posto entra Pepe, che seppur non al top della condizione viene gettato nella mischia da Amaolo. La gara riprende dopo circa 4 minuti e il Pineto prova a farsi vedere dalle parti di Di Rienzo. Al 37esimo punizione di Mininkleri, tentativo sul primo palo di Barlafante chiuso in corner dall'attenta difesa biancorossa. Ancora un cross dalla destra di Mininkleri al 45esimo per la testa di Minella sul secondo palo, ma il centravanti sbilanciato non riesce a colpire con incisività e Di Rienzo può bloccare senza problemi. Termina così sull'1-0 la prima frazione. In apertura di ripresa al sesto, occasionissima per il Pineto, che potrebbe pareggiare i conti con Mininkleri, che al termine di un'azione insistita calcia incredibilmente fuori bersaglio da posizione centrale e poi si dispera. Ancora interruzioni poi tra il 19esimo e il 21esimo della ripresa. Al 19esimo, dopo un intervento guai muscolari per Diallo, che rimane a terra e poi viene accompagnato fuori dai sanitari, il difensore non riesce a proseguire. Al suo posto entra Tancredi. Quindi al 21esimo altro scontro di gioco, che questa volta vede protagonisti Bosco e Monza. Mentre i due sono a terra si accendono gli animi tra Minella e Pierpaoli, che viene ammonito. I due riescono a riprendere il gioco prima di essere poi sostituiti entrambi dai rispettivi tecnici. Inevitabilmente la gara perde di ritmo ed è difficile riuscire ad imbastire gioco. Merito degli aragonesi, in una partita che non regala moltissime occasioni, e avere la lucidità di concretizzare quelle avute e di portarsi sul 2-0 al 28esimo grazie ad un'azione personale del neoentrato Alonzi, che se ne va sulla sinistra, rientra sul destro e fa partire un diagonale ad incrociare che si insacca al fil di palo e che vale il 2-0. La risposta del Pineto su punizione al 34esimo è affidata a De Biase, che dal vertice sinistro impegna Di Rienzo, che con un bel colpo di reni alza oltre la traversa. È l'ultima emozione di un derby che premia la Vastese, che grazie ai tre punti fa un altro passo avanti verso la zona playoff, scavalcando momentaneamente proprio il Pineto, che rimane a quota 39, seppur con due partite da recuperare, e che resta col fiato sospeso per le condizioni del proprio giocatore simbolo, le cui condizioni appaiono serie. Prima di andare da Cristian, condizioni di Paoli? Serie. Purtroppo è confermato, dovrà essere operato, adesso poi bisognerà vedere come e dove, con che tempi, però si parla di, purtroppo, mi piange l'anima anche doverlo dire, ma si parla di fratture multiple alla mandibola, alla mascella e al cranio, quindi insomma è una situazione purtroppo complicata. In bocca al lupo. A Paoli, poi rivedremo lo scontro di gioco. Oh, Cristian, diciamo che la Vastese sui derby giocati in casa oramai può prendere una specie di dottorato di ricerca. Sì, speriamo, sono tutti derby le prossime. Spero almeno siamo primi, se siamo solo derby. Comunque sì, una partita non facile, sapevamo comunque che Pietro è una squadra forte. Comunque siamo stati bravi a sbloccarla subito. E poi siamo stati molto bravi a difenderci bene, infatti partita non bellissima, però alla fine il primo obiettivo, diciamo, è quasi archiviato. Senti, Cristian, diceva giustamente, aggiungo io, Roberta, nel nostro servizio, che insomma un'occhiatina alla parte playoff ce la fate. Io ho sentito il capitano Di Filippo dopo la partita di San Benedetto, dice: noi ai playoff ci puntiamo, e come, è un obiettivo a questo punto della stagione, e oggettivamente adesso una considerazione reale, cioè la Vastese dopo la rincorsa adesso vuole giocarsi la parte 2 del campionato. Sì, perché comunque la salvezza, mancano ormai veramente pochi punti, credo. Questa non è la squadra, è una grande squadra, poi purtroppo in campo comunque dobbiamo andarci, di partire bisogna vincere, però secondo me abbiamo tutte le carte in regola per fare i playoff. Il tuo ritorno a Vasto, insomma, mancavi da un po' di tempo. Sì, vabbè, comunque sono nato e cresciuto a Vasto, la piazza la conosco bene, la piazza è molto calda, quindi è stato sempre un bel ritorno tornare e rimanere, spero. Peraltro dovevate
cancellare quella prova un po' opaca di sabato scorso contro il Tolentino in cui Cristian Stivaletta da falso 9. Sì, ho giocato il primo tempo, ho giocato avanti. Diciamo che è stata una partita un po' come oggi, sono stati più bravi loro a sbloccarla sabato scorso. E poi comunque queste squadre quando passano in vantaggio è sempre difficile farli gol. Infatti alla fine non siamo riusciti. Cristian, posso chiederti in che cosa è cambiata questa squadra rispetto all'inizio del campionato, in questa seconda parte che tu stai vivendo ovviamente? Come è cambiato? Cioè che c'è maggiore consapevolezza, che aria si respira? Sì, guarda, io sono arrivato che comunque abbiamo fatto due sconfitte solo, comunque la classifica non sorrideva molto, però sì, comunque sappiamo che siamo una grande squadra, ci siamo riuniti noi sapendo le nostre forze, e infatti adesso i risultati comunque stanno arrivando. Cristian, io ti ringrazio per essere stato con noi, so che sei ad un compleanno, quindi io... diciamo di sì. va bene, grazie Cristian. Grazie mille, grazie Jacopo, grazie mille. Buona serata. Ciao Cristian. Roberta, mentre ci vediamo quello scontro davvero brutto tra Paoli e Bosco, sì, ci dici invece, la partita ce l'hai descritta bene, non bellissima. Ci dici per parte Pineto invece che cosa, se è mancato qualcosa, cosa è mancato? Ma sicuramente la Vastese ha approcciato meglio innanzitutto la partita, poi il Pineto ha avuto le sue occasioni, probabilmente è mancato un po' di lucidità, a differenza della Vastese che è riuscita comunque a massimizzare le occasioni create, il Pineto qualcosina ha sprecato. Poi devo dire che dopo l'infortunio di Paoli un po' secondo me a livello psicologico, sì, quando forse... ci sono qualcuno così, ovviamente può rimanere un po' scioccato. Oltre al fatto che comunque tu vai a togliere un giocatore che in questo momento è un giocatore fondamentale, tra l'altro è un po' il capitano in campo, oggi all'inizio lo era perché Pepe non c'era, quindi di nome e di fatto, però è proprio il capitano in campo, colui certo, che detta i tempi, quindi ho visto un po' di, mentre la Vastese ecco, riusciva ad essere più ordinata, forse un pochettino di indecisioni in campo da parte Pineto, ho visto un po' più di confusione, anche se poi nella seconda parte ha provato a recuperare la partita ma non è riuscito, insomma, perché comunque poi probabilmente è mancato un po' di lucidità. Senti, ti faccio vedere la classifica perché il Pineto ha delle gare... Questa è un'assenza che peserà tantissimo. Esatto, è un'assenza che peserà tantissimo, quella di Paoli, soprattutto in vista di un rush finale in cui il Pineto deve giocare le partite che gli restano più le partite da recuperare. Sarà un finale d'anno molto cadenzato, molto, per il Pineto ovviamente. Assolutamente sì, perché comunque ci sono due gare che dovranno essere recuperate. Molto probabilmente si giocherà il 20 aprile quella con il Porto d'Ascoli e il 4 maggio, se non vado errata, anche se poi queste date potrebbero subire ulteriori variazioni ovviamente. Forse la partita di, ti do anche un'altra, la partita di della settimana prossima potrebbe, non è detto però, parliamo ancora per via ipotetica, essere anticipata al sabato, perché il Fano ha chiesto di giocare sabato, siamo in attesa di, insomma, il Pineto deve ancora rispondere, non ha ancora preso una decisione. Non so se adesso in virtù anche insomma, di quello che è successo e visto anche il fatto che ci sono diversi giocatori acciaccati, se magari vuole prendere un po' tempo, non so, vale, però insomma tra sabato e domenica non è che cambi molto. È un momento complicato perché ci sono diversi giocatori che non sono al top della condizione. Eppure stiamo, perché il Pineto queste partite le ha saltate, cioè ha saltato le partite che deve recuperare, non ha giocato, mentre le altre hanno fatto domenica, turno infrasettimanale, hanno giocato oggi. È vero, paradossalmente forse si sono, per fortuna che si sono fermati, non lo so, perché comunque ci sono diversi acciacchi e quindi diversi giocatori che non sono in condizione. Pepe ecco, è rientrato oggi perché anche lui non voleva rischiarlo, infatti non giocava, poi è stato costretto a Mauro a gettare
buttarlo nella mischia per forza di cose. Sono insomma un po' di situazioni e ovviamente purtroppo la nota proprio negativa al massimo è questo infortunio di Paoli, che si ripercuoterà secondo me anche a livello psicologico, a livello di spogliatoio, perché lui è un uomo molto importante anche fuori dal campo. Certo. Chiudiamo la parentesi legata a Vastese e Pineto, andiamo a Chieti. 1-1 tra Chieti e San Benedettese, partita che ci racconta Sergio Zappalorto. Tira aria di passato all'Angelini, glorioso e prestigioso per entrambe. Il Chieti e la Samb, un siparietto da Marcord per chi ha nelle vene tanta storia nero-verde e rosso-blu. Un'emozione suffragata da una buona presenza, marchigiana compresa, ribadita dal vento del centenario che abbraccia in avvio chi di quelle pagine indimenticabili ha fatto parte. Premiati Franco Rosati, Lele Morganti e Massimiliano Barni, in tribuna presenti Torrisi e Sgherri. Un brivido di tante pagine scolpite nella memoria riecheggia nelle parole commosse di tal Gabriele da Senigallia, prima atleta, poi tecnico dai tanti ricordi. Sì, una grande soddisfazione, emozionante e ogni volta è qualcosa di intimamente fantastico. Sono molto contento di far parte dei 100 anni del Chieti, perché io sono 33 anni che sono venuto qua la prima volta e devo dire che ogni volta è un'emozione, perché per me questi colori mi sono dentro. La città la amo, amo tanta gente qui di Chieti e quindi oggi per me è stata veramente una giornata meravigliosa. Poi il via a un match complessivamente non entusiasmante, ma prezioso nel pari finale per le due avversarie. Qualche rimpianto ospite e soddisfazione in casa teatina per un 1-1 agguantato in vista del traguardo, afferma ancora di Edin Badr El Wazni, semplificando Bruno. Cronaca essenziale, primo tempo equilibrato, a partir meglio il Chieti. Al sesto, un pimpante Siragusa invita Bruno, tuffo e fuori di poco. Appena dopo, contestazione abruzzese per un presunto Mani. Al 12, fall tra i migliori, tenta un lob su Forte in disperata uscita. Va benissimo ai locali, che al 26esimo rischiano qualcosa sull'acrobazia di Cardella. 34esimo, seconda più decisa protesta del Chieti per un altro fallo di Mani, la palla appare, prenda prima un piede, gioco che ristagna, difese aggressive attente, ma al quarto di recupero il fronte nero-verde lascia spazio eccessivo a Buono, che prende la mira e becca il palo interno. Lisi per il tapin deve solo appoggiare a porta vuota, ma ripresa, passa già al quarto la Samb, fall dalla l'angolo, fa valere centimetri e forza fisica, svetta e segna. Il Chieti non reagisce nonostante la voce instancabile della Volpi. I rossoblù, aggressivi e in pressing a tutto campo, chiudono varchi e controvarchi e in transizione raddoppiano al 35esimo con Cardella, pescato però in fuorigioco dall'assistente. Pericolo scampato, gol trovato. Al 38esimo finalmente Chieti, ma la punizione di Bassini innocua. Avvisaglia, perché poco dopo l'appena subentrato Gai pennella per la zuccata virulenta di Bruno, che perfora il portiere e regala un punto che vale doppio, forse anche di più, togliendone 2-1 più che buona San Benedettese, come lo stesso Lucarelli ammetterà a fine gara. Ma io sono soddisfatto della prestazione di oggi, quindi ci prendiamo questo punto. Avremmo voluto vincere, però oggettivamente secondo me il pari potrebbe essere giusto, hanno preso un palo nel primo tempo, bisogna essere onesti. A me è piaciuto molto lo spirito, l'idea di provarci a giocare, e quel gol rappresenta un po' il fatto che noi ci proviamo, spesso anche da dietro sento lamentele, ma noi siamo così, cioè ci piace provare a costruire più che a distruggere, e devo dire che il gol rappresenta un po' quello che è stato lo spirito dall'inizio della stagione, quando abbiamo cominciato questo percorso. Assolutamente un punto guadagnato che continua il nostro percorso, fatto di tanti alti e bassi purtroppo, e per fortuna, diciamo, perché siamo bravi ogni volta che andiamo giù a rialzarci. Evidentemente la squadra comunque, mi dispiace che la nostra squadra ha un pochettino un po' troppo alti e bassi, evidentemente io non riesco a, ma non vuole essere solo un demerito, semplicemente ci devo lavorare, devo capire come dare continuità a un gruppo di giocatori che comunque dimostra sempre, risponde sempre presente, come oggi. In questo momento noi riusciamo a fare questo, nel senso a dare il massimo, quando i ragazzi lo fanno riusciamo a proporre e siamo veramente contenti, però fa parte del percorso. Partita non bella, però secondo me è stata una partita molto tattica, lo so che tante volte non piace ai giornalisti, però strategicamente si sono visti delle cose interessanti. Pareggio per il Chieti. Andrea, confermo le impressioni di mercoledì e dell'ultimo periodo del Chieti, squadra molto solida, difficile
passare a Chieti difficilissimo, ma in generale è una squadra che adesso, anche quando va sotto, riesce a risalire la china. Beh, un punto pesante perché la San Benedettese ha un organico importante, anche se poi fatica sempre a uscire definitivamente da quella situazione, ma la San Benedettese è una squadra forte e oggi il Chieti doveva dare forza alla vittoria preziosissima contro il Matese. È venuta fuori un'altra gara d'orgoglio, una gara che il Chieti poteva anche perdere, no? C'è stato quel gol annullato a Cardella, la Samba era passata in vantaggio, poi però ancora il Wasni, ecco, nel momento più delicato della stagione, quando ti viene a mancare il bomber Fabrizi, hai due partite in casa delicate, ecco che arriva la risorsa che era stata chiamata per fare queste cose, ma poi era finito in panchina perché c'era un Fabrizi che scoppiava di salute, però al momento giusto il Wasni ha dato il contributo che la società si aspettava, è un punto che fa sicuramente classifica, fa restare dietro la San Benedettese con una gara in meno, ma anche tre punti in meno, quindi la Samb potenzialmente non può scavalcare il Chieti, in una classifica sempre molto insidiosa perché il Fano chiude la zona play out, ma il Vasto Girardi ha quattro partite in meno, il Monte Giorgio ha due partite in meno, quindi questa è una classifica che non è ancora veritiera, il Vasto Girardi potrebbe avere una classifica molto migliore quando recupererà tutte quelle partite, anche il Monte Giorgio ha potenzialmente sei punti in più da poter fare, quindi ecco perché muovere la classifica e tenersi a debita distanza ma non risolutiva è comunque fondamentale, quindi per il Chieti oggi un punto che pesa contro una squadra forte. Assolutamente sì, ci fermiamo per la pubblicità, ultima volta per questa sera, poi rientriamo con altre due partite fino alla chiusura. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, è iniziato il posticipo tra Juventus e Inter, punteggio ovviamente di 0-0, noi andiamo a Castelnuovo, per Castelnuovo Notaresco 2-2, Stefano Recanati. Né vincitori né vinti, il derby del Vomano come all'andata termina in parità, questa volta a rimontare il Castelnuovo che pareggia su calcio di rigore, e il derby degli indisponibili, entrambi gli allenatori devono rinunciare ad elementi di assoluto spessore, Di Fabio non recupera Emili e Orlando, mentre Epifani deve rinunciare a Maio ed Esposito, a distanza di due anni il Comunale, dopo i lavori di ammodernamento, torna a riaprire le proprie porte ed ospitare pubblico, con punti importanti in palio le due formazioni danno vita subito a una gara godibile. Il Notaresco prova a riversarsi dai primi minuti in avanti, ma a sbloccare il derby è il Castelnuovo. Il vantaggio nasce dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto profondo da Sparvoli. La sfera non viene allontanata dalla difesa, così il più lesto a girare verso la porta è Colì, che batte Shiba sotto misura. Quinto centro in stagione per lui, il secondo consecutivo. Il Notaresco, che si era fatto vivo dalle parti di Natale nei primi secondi di gara, ha subito il gol, impiega qualche minuto a riordinarsi, ma con Diarra trova il gol del pari. Il numero 5 si mette in proprio e con una conclusione dai 25 metri supera Natale. Non esente da colpe il numero 1 di casa nella circostanza, mentre per il centrocampista Magliano è il primo gol in campionato. Rimesse le cose a posto, il Notaresco torna ad impossessarsi del pallino del gioco, ma commette l'errore di lasciare quella che è la specialità della casa ai neroverdi, ovvero le ripartenze. Sparvoli sulla sinistra fornisce a centro area un pallone che va solo spinto in rete, ma Prestiani e Colisi ostacolano e la difesa ospite ringrazia. Con il risultato giusto di 1-1 va in archivio il primo tempo. Così come nella prima frazione, nel secondo tempo da annotare è ancora il minuto 10, a sorridere è ancora il Notaresco. Schema da punizione di apparente facile lettura, ma il Castelnuovo si fa sorprendere e lascia libero Gallo, che prende la mira e di testa sorprende Natale sul pallo lontano. Anche per lui prima rete stagionale. La risposta neroverde è immediata con Prestiani. Il centrocampista si inserisce bene in aria e lascia partire il destro su cui Shiba risponde mettendo in corner. La fase centrale della ripresa non vive di grandi emozioni, partita che si rianima improvvisamente però al 33esimo. Sparvoli entra a contatto in area con Lopez e per Finzi di Foligno e calcio di rigore tra le vibranti proteste del Notaresco. Esecuzione affidata a D'Egidio che si fa ipnotizzare da Shiba. La sfera resta lì, si accende una mischia e la palla in qualche modo poi supera la linea grazie al tocco di D'Egidio che fa 10 in campionato. Le due squadre si contentano e nei minuti finali non si punzecchiano. Al triplice fischio finale applausi per entrambe che in qualche modo continuano la loro striscia positiva in campionato e verso i rispettivi obiettivi finali. Roberta, vengo da te perché insomma, non perderlo questo derby tra Castelnuovo e Notaresco probabilmente, anche se prima è andata vicino ai 3.1, poi è andata in vantaggio l'altra, però
non perderlo probabilmente in questo momento è la cosa migliore. Certo, recrimina un po' di più il notaresco perché l'aveva portata quasi ormai a casa. Ormai sì, ecco, giustamente sì. Sicuramente era importante evitare magari di farsi troppo male effettivamente per entrambe. Però giustamente il notaresco recrimina qualcosina di più perché ormai era arrivato insomma in dirittura d'arrivo. Poi il gol è arrivato sul calcio di rigore, che tra l'altro Sciba aveva anche... Sì, aveva parlato anche questo, noi commentavamo mentre andava in servizio. Giustamente mi hai detto, però... Sciba in fondo aveva parlato anche questo. Sì, praticamente sì, perché ormai la fama da pararigori ce l'ha ed era riuscito effettivamente ad arrivarci. Poi De Gido ci ha messo la zampata. Era tra l'altro anche un derby, come sottolineava Stefano all'inizio nel servizio, in cui mancavano diverse pedine importanti da una parte e dall'altra, per cui alla fine si sono spartite la posta in palio ed è andata bene così, dai. Oh, Andrea, abbiamo visto i due gol del notaresco, un po' di complicità della retroguardia del Castelnuovo, che però ha trovato una coppia d'attacco con gli Sparvoli, che averla dall'inizio della stagione non so come va a finire. Ma Sparvoli mi sorprende, non mi aspettavo potesse avere questo impatto. Ce l'ha avuto perlomeno nelle ultime 3-4 partite, è un impatto positivo. Ecco, lì è una lieta sorpresa, ma non perché non abbia potenziale, è un ragazzo, anzi, gli si prospettava una carriera ben diversa davanti, magari ora sta ripartendo dal basso, però sono dei giocatori che stanno facendo bene, anche se poi il ragazzo più continuo è De Gidio, quindi ok Colì, ok Sparvoli, ma a mio avviso, insomma, De Gidio, se Fagioli è esploso quest'anno in Serie C, avendo fatto la stagione dello scorso anno, io penso che De Gidio per il prossimo anno possa essere, magari per una squadra di Serie C voglia prendere un giocatore in ascesa, direi che lo possiamo segnalare. Colì e Sparvoli però stanno dando il loro importante contributo. Oh, ti faccio vedere l'episodio che porta a questo calcio di rigore, contatto in area proprio tra Sparvoli e Lopez Petruzzi. Il nostro Stefano l'ha isolato, giustamente ce l'ha segnalato, questo è l'intervento, peraltro nel fermo immagine si vede il contatto ginocchio tra Sparvoli e Lopez, si vede proprio dietro la sagoma di Alessandro Bruno. Protesta molto Sciba, però il diretto interessato non proferisce parola. Probabilmente sa di averla combinata grossa, anche perché è troppo passivo, mette quella gamba lì così, insomma induce anche l'arbitro a dare un calcio di rigore, anche se poi Sparvoli devo dire che ci mette del suo lasciando un po' lì la gamba, ma poi sappiamo come vanno queste cose di solito. Sicuramente è stato incauto l'intervento di Petruzzi in quel modo. Assolutamente. Sono d'accordo. Sei d'accordo Roberta? Sì. Sei d'accordo. Va bene. Noi chiudiamo il giro con la sconfitta, l'ennesima in questa stagione del Nereto, contro il Fiuggi. Samuele Mucci. Vittoria esterna per il Fiuggi, che riesce ad imporsi sul Nereto per una rete a zero, continuando così la sua striscia di risultati utili consecutivi. Al minuto 7, prima ammonizione della partita, con il direttore di gara che mosse il cartellino giallo a Scatozza per un fallo su Manari. Al quarto d'ora, primo tiro della partita. Su una situazione di calcio d'angolo, Antonelli ci prova dalla distanza, ma il tiro viene murato dalla difesa. Ancora Nereto, con una palla messa in mezzo per Pedalino, che dopo averla stoppata l'appoggia per Cipriani, che però calcia alto. Alla mezz'ora, Falzetta salta l'uomo con un dribbling e prova a concludere sul primo palo, ma Novi respinge di piede. Al 38esimo, tiro di Cipriani dalla distanza, ma colpisce male e la palla finisce alta sopra la traversa. Un buon primo tempo del Nereto, al 45esimo arriva il gol del Fiuggi. Una palla finisce velenosamente in area, Ferrini controlla male e Sowe da distanza ravvicinata inzacca, portando la sua squadra in vantaggio. Finisce così il primo tempo. Secondo tempo soporifero, con pochissime occasioni da gol. Il Fiuggi controlla la partita cercando di sfruttare gli errori della squadra avversaria e il Nereto cerca invece di trovare il pareggio. Ad inizio ripresa Sowe segna il gol del 2-0, ma il direttore di gara annulla la rete per fuorigioco. Verso la fine della partita, il Nereto prova ad acciuffare il pareggio con un tiro innocuo di Monaco. Al 44esimo esce l'eroe di giornata Sowe e al suo posto entra Tucci.
Dopo 4 minuti di recupero, l'arbitro mette fine all'ostilità, con il Fiuggi che porta a casa 3 punti molto importanti ai fini della classifica, permettendo alla squadra laziale il sorpasso al Notaresco e raggiungendo il quarto posto in classifica. E invece Roberta, per il Nereto probabilmente si avvicina alla matematica certezza del ritorno dopo un anno nella categoria inferiore. Purtroppo sì, la perdita poi dello scontro diretto probabilmente ha ancora di più accentuato un momento già negativo di suo. Vincere quella partita o quantomeno... Diciamo che mercoledì probabilmente, esatto, anche vincere, non è che sarebbe cambiato... No, però magari non avrebbe, da un punto però di avrebbe vista... dato un volto diverso. A questa ultima parte. Esatto, anche da un punto di vista psicologico magari potevi affrontarla in maniera diversa, invece diciamo che quello è stato un po' il colpo del KO in quel senso, soprattutto ecco da un punto di vista psicologico, perché poi classifica la mano non è che sarebbe cambiato chissà cosa, quindi sicuramente l'umore non è pessimo in questo momento e si cerca di arrivare alla fine di questo campionato cercando di limitare i danni. Certo. Anche oggi ci sono state insomma parecchie incertezze da un punto di vista offensivo, poca roba, anche in questo caso la partita è stata abbastanza noiosa da un punto di vista, però probabilmente si comincia a fare, immagino, anche delle valutazioni in vista della prossima stagione, cioè chi potrà far parte di questo gruppo, chi no, credo. Sì, può darsi che gli addetti ai lavori stiano già organizzando come poter ripartire in un'altra categoria al meglio delle proprie possibilità e quindi magari staranno anche facendo le valutazioni per provare a vedere chi magari tenere, non tenere, chi è disponibile, anche se ovviamente penso che sia più un pourparlers eventualmente strettamente tra addetti ai lavori che non con i giocatori in questa fase. Oh, vediamo il prossimo turno. Noi questa sera le interviste non siamo riusciti a proporvele, ma sono già su YouTube, non che non le abbiamo realizzate, sono lì, ma altrimenti avremmo fatto veramente tardissimo e non abbiamo più tempo. Aurora Alto Casertano Vasto Girardi, Fiuggi Castelnuovo, Montegiorgio Vastese, Notaresco Chieti, partita interessantissima. Pinetofano, poi vedremo Roberta se sarà accettato l'anticipo al sabato, ma ve lo diremo nel corso dei nostri notiziari. Sì. Recanatese Porto d'Ascoli, San Benedettese Matese, Tolentino Castelfidardo, Trastevere contro Nereto, questo sarà il prossimo turno. Domani sera vi ricordo l'appuntamento con replay di Enrico Rocchi e troverete anche Andrea Costantini, che saluto e che ringrazio. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata a te, domani sera alle 21, ovviamente da non perdere sulla situazione del Pescara. Grazie Roberta, grazie per essere stato buona con noi. Buona sera a tutti. Buona serata, grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti che anche oggi hanno lavorato alacremente per l'Abruzzo del pallone, prima e seconda parte che torna settimana prossima, sabato con la Serie C, domenica con la Serie D. Buonanotte.